Yama International Open 17 X30 Senior Qualifying Hit Group A versus Group D. Gruppo A contro il gruppo D, quindi andiamo avanti con la quarta qualifying. Ecco la radiocamera che ci mostra subito sul lato destro, lo sfortunatissimo questa mattina Alessandro Di Cori col numero 299, sicuramente alla ricerca di un riscatto questo pomeriggio. On the left side 285, Vittorio Maria Russo, ancora i colori italiani che cercheranno sicuramente di ben figurare in questo weekend. A proposito di colori italiani, ricordo che alla fine solo Matteo Viganò lo scorso anno è riuscito ad aggiudicarsi la Super Shifter in queste competizioni con il cuore del kart Yamaha e The Heart of Kart per quanto riguarda la sfida europea, mentre per quanto riguarda la finale internazionale siamo ancora lontani dal raggiungere la prima vittoria finale internazionale, quelle che si tengono a ottobre a Le Mans. Intanto con 262 ci saluta e vediamo che stiamo parlando di Oliver Clark, il Britain 333 Alonso Kart for the Spanish Manuel Gallofre Turner 388 still one on the 366 maybe on the right side Carlo Aldera, no era un Alonso quindi no 388 252 è un Croc Promotion Tuisku Ovaska Mad Croc Kart in Finland 335 as well another one Mad Croc is another one Finn Valtteri Valkeajärvi e con il 246 246 we are looking for Brian Thomasen France avec un chassis in Italia il chassis Tecno. In questo schieramento andiamo a vedere chi troviamo. Siamo il gruppo, diciamo con il gruppo A contro il gruppo D. Quindi nel gruppo A abbiamo Frank Chopard, Carlos Lon, oh, il protagonista di questa mattina, Vittorio Maria Russo. Ecco, ripercorriamo lo schieramento. Abbiamo visto il 248, 248, Belen Garcia Espinar, la seconda Racing Girl, la guida di un Tony Card. Abbiamo già passata sulla destra col 236, Juan Wilson. Con l'Alonso Kart 206 Enzo Ruxell avec le Sodi 333 once again the Alonso of Manuel Gallofre Turner 262 Oliver Clark on 244 Carlos Lono 244 but now we are going on the track for the 12 laps of this qualifying heat number 4, that one between the group A and the group B. That is ready to have a new one exciting race on the track. Siamo pronti a vedere un'altra sfida eccitante sul tracciato e sarà quella che vedrà protagonista proprio i due gruppi della X3, due dei quattro gruppi nelle quali è stata divisa la X30 Senior. Giro di formazione andato in scena, ora siamo pronti a percorrere un nuovo giro di ricognizione vero e proprio, abbiamo percorso il giro di il formation lap. Per dare un occhio ai colori italiani, Belen Garcia Espinal number 248 is alone in this fight, there's no Sophie Hoffman that has already his race. Di Cori, tutti gli occhi sono chiaramente puntati su Alessandro Di Cori. Poi in pista abbiamo sempre che dando un occhio agli italiani avremo anche del gruppo D c'è solo Alessandro Di Cori, quindi lui partirà dal lato esterno della pista. Vediamo nel gruppo A abbiamo Vittorio Maria Russo scatenato la terza fila numero 285, Lorenzo Vailati 200 per lui la sesta fila, ancora e ancora basta perché Enzo Felicioni number 304 is French Enzo Felicioni
Ed eccoli lo starter e due direttori di gara a chiedere l'allineamento. Siamo pronti al via, semaforo rosso. Sì! Di Cori prova subito a dare l'attacco, ma non c'è niente da fare. Frank Chaparra is the first leader. Ma guardate Di Cori come attacca subito all'interno. Va all'ingresso l'Omega in the Omega turn. Italian Alessandro Di Cori forcing the overcoming on the French Chopar and keeping the leadership. A little crash 3-3-2 and 2-4-7. 2-4-7 Sebastian de Grand, the Belgian Alonso Carter in 3-3-2 is Paul Lussier, Ludo Ressic the team of Eclesiotti. Siamo pronti intanto a guardare tornante destro Russo prova l'attacco, niente da fare, rimane in quinta posizione Vittorio Emanuele Russo, mentre Alessandro Di Cori è al comando. Ricordiamo che Russo e Di Cori sono compagni di squadra, vediamo se è vero, sì, al Pacitto Racing, squadra quindi capitolina che schiera utilizza Telai. Toni chiusura del primo passaggio, Di Cori se ne va, Frank Chaparra seconda, Jean-Baptiste Scherer third, have a look to Scherer, Carlos Long the Spanish, Carlos Long is third, number 2-4-4. Carlos Long was the author of the best lap of the race in the qualifying heat of this morning, Carlos Leon, and now we are in the IP of the lakes. Our left, right hairpin, yes, Carlos Leon, author in the fight with Bonnetto, 50.944. Another one new diagram we will have, because in the previous two races of Group A and D, the winner was Bonnetto and Bodo. Di Cori chiaramente poteva essere vincitore nelle precedenti sfide, non c'è riuscito, mentre lo spagnolo Carlos León è in terza posizione. Ricordiamo Carlos è stato l'autore del giro veloce della prima sfida, quella tra il gruppo A e il gruppo B. Milan Petelé position number 7, Russo sesto, vediamo altri italiani, cioè Salverani, siamo saltati Alessandro Salverani nella presentazione del gruppo con numero 225, Salverani è nel gruppo D, numero 225, Salverani 19esimo, sembra stia andando meglio rispetto alla prima gara, vedremo se è così. Intanto le inquadrature di Images, giving us Di Cori and Chaparr coming back to the second place, Carlos Long the Spanish third, Jean-Baptiste Scherer in position number 4, lap number 3 just now, a new lap of the race come from the Spanish Carlos León, 51.372. León is trying to reach Frank Chaparr. Di Cori alone leading this qualifying heat, would not have any bad surprise again in this afternoon, and we hope the same together with him, but Frank Chaparr is trying to overtake Di Cori just to close the way to Carlos León, the Spanish. Right, I put just now Di Cori 2-9, Chaparr 2-3-3 and Carlos León 2-4-4. Then Jean-Baptiste Scherer 318, Lorenzo Vailate quinto, grande recupero di Lorenzo Vailate, il numero 200 è quinto davanti a Vittorio Maria Russo sesto. Vedremo se i due italiani riusciranno a fare comunella per cercare di raggiungere Jean-Baptiste Scherer, il francese numero 318 in questo momento in quarta posizione. Alessandro Salvarani resiste ventesimo davanti a Enzo Ruxel. Noi andiamo a vedere invece la gara di Belén García Espinar, la spagnola sta nella posizione numero 27, position number 27 for Belén García Espinar. Sebastian de Grand, the Belgian, is 33 e Salvarani, ricordiamo, è ventesimo. Una qualifying hit abbastanza difficile, quite difficult qualifying hit, second Carlos Long overwent Frank Chaparr at the end of lap number 5. The Spanish second, Chaparr third, Scherer intanto, Vailate e Milan Petelé, Vailate quinto, l'italiano sesto, russo Milan Petelé, the French number 214, Milan Petelé in seventh, and is the author of the Uber's lap of the race. 51.281 is again the worst lap of today between the qualifying heat. Milan Petelé 7th. Now in the screen we are looking at
di Covid, Italian leading Leon second, Lucia Paul third. Stiamo vedendo il saldo di Cori che ha un vantaggio di 508 millesimi nei confronti di Carlos Leon, terzo Frank Chapard, qui intanto vediamo l'effervescenza di Russo e Vaiati che stanno cercando di attaccare Scherer, in realtà è Russo che si difende dagli attacchi di Milan Petele, Milan Petele driving le Praga, Juvon Four e Saber, Arno Malizia 8th and Urso e Scartin 9th, Oliver Clark between 10th, Louis Durand 11th, Jason Vian 12th, Silver Garcia 13th, Jarn Gevers the Belgian 14th and the Canadian, I want to say hello all the Canadian fans, Hugo Lu is in place number 15th. Salvarani 21esimo, sta disputato da Owen, da Ewan Wilson, Ewan Wilson overcoming Alessandro Salvarani, the Italian is 21st. Now we are following Alessandro Licori, the gap on the lead on Carlos Leon, the Spanish is more or less the same, Licori leading, Leon second, Frank Chapard third, Jean-Baptiste Scherer fourth, in the mega turn nothing change. Oh, but we have another one best lap coming from Carlos Leon, 51.253, giro veloce dell'Alonso guidato dallo spagnolo Carlos Leon, Frank Chapard terzo, Alessandro Licori sta continuando a controllare la gara, questa volta siamo nell'ottavo passaggio, abbiamo superato quella sorta di maledizione che abbiamo visto nella prima qualifying hit. Licori sembra non avere avversari, ma la qualifica, soprattutto pensando a quanto gli è successo nella prima gara, è ancora lunghissima, interminabile, quattro giri alla conclusione, four laps to the end, Licori leading Leon second, Chapard third, Scherer fourth, Vaiati quinto, Milan Petele overcoming the Italian, Vittorio Maria Russo seventh, Arno Malizia eighth. Intanto Alessandro Salvarani resiste in 21esima posizione, non riesce a fare di meglio, mentre c'è Carlos Leon che ha avvicinato decisamente Licori. Pay attention to the action of the Spanish. Carlos Leon, Carlos is closer to Alessandro Licori. Very, very closer. Leon to Licori, Chapard third, Scherer fourth and Vaiati fifth, Russo 7th, Milan Petele 6th. Stiamo seguendo una fase delicatissima della gara, ottavo passaggio, 4 giri alla conclusione, ancora Carlos Leon sempre più vicino al nostro Licori, differenza di traiettoria tra i due fa pensare solo per un attimo a un attacco da parte di Carlos Leon, è un po' presto anche se ormai mancano solo 3 giri alla conclusione. Salvarani 20esimo, ha guadagnato, no, qualcuno è saltato in questo giro sicuramente, mentre Carlos Leon, lasciamo il lago alle nostre spalle, è pronto ad avvicinarsi sempre di più ad Alessandro Licori, seguiamo questi ultimi praticamente due giri, Leon mette le ruote di sinistra oltre il cordolo all'inseguimento di Alessandro Licori, Licori, Leon, Frank Chapard salta sul cordolo, jumping on the curbs, the Spanish Carlo Leon flying with the left side of the Alonso car number 244 and ready to be fight Leon, but the car closing the door just on the face to the Spanish and it looks like to say if you want to face me you have to be more stronger. You have to be stronger, I'm sorry. Licori on Carlos Leon, second, Chapard, third, Leon. Leon non ci sta dietro a Licori, sta provando tutti i varchi per spassare il pilota italiano del Pazzetto Racing. Licori al comando, Leon dietro alle sue spalle. Pannello, l'ultimo giro già esposto sulla linea di partenza e arrivo. Eccoci. Chiudere il giro numero 11, Carlos Leon all'attacco, ancora salta con la posta sinistra sul cordolo, Frank Chapard terzo, Jean-Baptiste Scherer turn back the head just in order to see anything behind him, Milan Petele, intanto c'è Lorenzo Vaiati non è transitato la chiusura di questo penultimo giro, incredibile, sta arrivando piano Lorenzo Vaiati dal tornante sinistro.
guadagnerà semplicemente una posizione in più rispetto, sarà il primo dei ritirati, transita ora purtroppo sul traguardo, non è Lorenzo Vailati, numero 287, quindi parleremo di lui a fine gara. Seguiamo Di Cori, Di Cori ancora due curve, tornante sinistro, chiude perfettamente Di Cori, Leon ha perso qualcosa, ma c'è l'ultimo disparato assalto, vediamo se Di Cori chiude, no, Leon prova a infilare il muso su Alonso Kart, nothing to do, and the winner is Alessandro Di Cori of this fight between Group A and Group D. The auto of the best lap of the race once again, the Spanish Carlos Leon, 51.200 netti, il miglior giro stampato da Carlos Leon, lo spagnolo, secondo alle spalle di Alessandro Di Cori, third Frank Chappard, fourth Jean-Baptiste Scherer, fifth Milan Petelet, sixth the Britain Oliver Clark, seventh Ursu Iskarten, 8th Louis Durand, 9th Jason Vian, 10th Belgian Martin Villiquet, 11th Belgian Jarn Goeverts, 12th the Français Sylvain Garcia, 13th the Swiss Patrick Nasher, 14th Vittoria Maria Russo, 15th the France Enzo Felicioni, Hugo Lude Canadian, 16th Ewan Wilson, the Britain is 17th. Then in place number 18, the Spanish racing girl Belen Garcia Espinar, Alessandro Salvarani, 19th, the Belgian Thibaut Rausens, 20th, Paul Lussier, the French 21st, Brian Thomassen 22nd, Finn Tuisco Ovaska 23rd, and now highlights reading the final ranking. Tuisco Ovaska the Finn 23rd, Arnaud Malizia the French 24th, the Spanish Manuel Galofre Turner 25th, Alexander Richter the German 26th, Sébastien de Grand 27th, the Finn Valtteri Valkeajärvi 28th, Lorenzo Vailati 29esimo, stringendo i denti alla fine, 13th Belgian Nicolas Baert, 21st Anthony Moonen, Belgian as well, Vincent Sperry, the French, 32, Enzo Ruxell, the only one stopped during this qualifying heat, finished 23rd. Highlights giving us the final lap of below the checkered flag, and for us is the time to change category from senior to junior. Oh.